Io non so se farmi uno spettacolo oppure fare un'assemblea condominiale con voi. Perché siete quattro gatti, diciamo, una cosa. Però in questi casi si dice meglio pochi ma buoni, no? Eh? Ecco, con quella bella carica vitale. Ospite a un sacco di risate questa sera, il grande e unico Beppe Braida. Ragazzi, uno di quei comici, possiamo dire, che ha gli attributi, possiamo dire, quei comici ruspanti, belli, carichi, quei comici che prendono il pubblico e lo portano sul palco, addirittura che vanno in mezzo al pubblico. Quei comici dove sono finiti? Ma saperlo che andava così stasera. Non sentite la sveglia? No! Guardatela! Madonna, se sei invecchiato. No, questo devo dirlo io. Tanto, eh? Madonna, se sei invecchiato, Beppe. Tanto? Abbastanza. Stare in mezzo al pubblico mi piace sempre molto, per cui loro sono il mio elisir. Madonna, che ruffianata. Faccio veramente schifo, vero? Compratevi un bel CD di musica rap e fate esibire la nonna in una improvvisata e ripetibile break dance alla nonna. Cercate poi anche un ortopedico che la ricompone quella donna. Il pubblico risponde molto bene sempre con Braida. C'è questa energia, questa fusione di emozioni fortissime. Sì, perché poi alla fine, come diceva Edoardo, gli esami non finiscono mai. Purtroppo bisogna far capire che quello che vedono in televisione è una piccola parte rispetto a quello che sono poi i tuoi anni di gavetta, no? Nel mio caso tu mi conosci bene, lo sai. Diciamo che un bel 25 anni di gavetta sul groppone ce li abbiamo. Per cui alle volte per il pubblico è una sorpresa che tu sappia fare tante cose. Ma noi invece sappiamo bene che è frutto di grandissimo lavoro. Le labbra si sfiorano, si premono, si dischiudono, le lingue si cercano e si muovono insieme al ritmo preferito. C'è un comico, il più anziano dei comici, che tu ricordi, che tu hai sempre nel cuore? C'è un comico anziano che ti porti dietro, che ti fa un po' da guru? Fammi pensare un attimo, tra i tanti sicuramente Renzo Sinacori, che... Se lo ricordi sempre con affetto. Assolutamente sì. Sì, ma perché è mancato? Perché te lo ricordi, come... cioè prima me l'hai suggerito. No, ma è di quelli adesso... lì, è sempre. Mi spiace, allora salutiamo Renzo, era un caro amico. Cosa diresti di Renzo Sinacori? Cosa vorresti dire ricordando il grande Renzo? Che bravo, è molto bravo, e se lo vedete in giro andatelo a vedere, capito? Fai un saluto adesso, carico di energia. Amici! Basta. Ciao, grazie. Amici di TG Event, ciao, un grosso saluto a tutti da Beppe Braida, ciao!